Eccoci qua, ben trovati su Monster Hunter Stories! Nello scorso video sono entrato nel vulcano Dovan, ho esplorato bene o male tutto il vulcano, ma poi mi sono fermato perché c'era questo masso gigante, non possiamo passare, e questi due signori ci hanno detto andate a recuperare la fiamma roccia, e poi possiamo far saltare in aria la roccia, che blocca il passaggio in masso. Va bene, andiamo quindi a prendere questa fiamma roccia, dove non lo so, però ci hanno detto guarda, ti segniamo lo scambio che devi effettuare con il carrello sulla mappa. Bene, sono curioso di vedere dov'è. E a quanto pare lo Yankut Q ha troppo caldo per muoversi. Quindi effettivamente Yankut Q non va bene per questo posto. Ai ai ai. Mi dispiace. Eccola qua, questa è la leva di scambio del carrello numero 1. Ora possiamo cambiare la sua direzione e raggiungere le fiamme rocce. Bene. Ottimo. Il carrello sulla linea 1 adesso va alla colonia dei Ferin, Sacio. Questo qui quindi. Oh, perfetto. Siamo qui allora. Boom! Adoro l'odore di fiamma roccia. Un profumo esplosivo. Ma lo ami al mattino? Mia, vuoi una deliziosa fiamma roccia? Sì, ho le merci. Se ne puoi avere una, ma devi promettermi di farla esplodere. Pare che questa sia una fiamma roccia. Bene, adesso che abbiamo tutto possiamo tornare a quel macigno. Così facile? Io rubo, no, non è che rubo, però sta qui. Ok. Ricerca per la fiamma, credo. Ok, mi dà ripristina PV e cuori. Ok, grazie. Salve, ho la fiamma roccia. Qui è tutto pronto. Tenetevi a distanza adesso. Siamo stati raggirati, non era una roccia ma un uragan, sembra furioso. E guarda quell'armatura, è sotto il controllo di Manelgar. È ora di montare in sella, scacciamo quell'uragan! Io non vorrei dire l'avevo detto, ma l'avevo detto. Attenzione perché abbiamo una pietra. Attacco la pietra. Oh no, Yankut Q è troppo caldo per muoversi. No. Quindi ha caldo il Tato. Un Kezu rosso. No, anche lui. Non posso cambiare mosti ora. Boh, fammi un po' zanne fulminanti. Scusami, Proprio un mosti che resiste al caldo. Boh, ragazzi, non lo so. Non so neanche se devo... Sì, devo far esplodere la pietra rossa, a quanto pare. Non ho mostri, credo che... Rata! Rata può resistere al caldo, giusto? No, non ho niente per... Non ho gli oggetti per resistere al caldo. Devo sperare che mi vada di lusso, devo sperare. Mi servirebbe la bruma fredda, gelata, non ricordo il nome. Ma non... Quindi lui usa la potenza. Va bene, ok, ci siamo. Cioè, ci sono. Quindi velocità, vai. Lo so, Rata, che fa caldo, però... cerca di... Boh, non so cosa ha fatto. Provo a cambiare mosti. Un Ratian, non lo so. Ratian non resiste al caldo. E infatti. Accidenti. Dovevo uscire e cercare la bruma. Però quando si può muovere Rata, il suo lo fa. Un Kurupeko? Devo combattere questo e vincere. E poi vado a cercare la bruma. Tanto mio, lo so, lo so. Eppure Yankut Q è un mostro che spara il fuoco. Se è un mostro che spara il fuoco, immagino che sia capace di resistere al fuoco, no? Cioè, è resistente. Se lo produci, però a quanto pare no. Beccata furiosa e... velocità, vai. Perfetto. Se gli facciamo cadere la testa...
Ok, abilità legame. Va bene. Lui fa esplodere la pietra polvere. Si può bagnare la pietra polvere? No. Aia. No, le erbe. Pensavo di aver selezionato pozione. Ah. Vabbè. Sbagliato. No, Yankutku, no. Ah. No, ti curo. Te lo meriti che ti curo, però. Insomma, un pochino meglio. Facciamo meglio, facciamo. Questo mi piace, oh. Questo mi piace. Ruota, 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 ruota. La ruota della fortuna. In sella, amico mio. Continuo a combatterlo ancora così. Magari mi aumento il legame. Livello 3. È a questo punto, amico mio. Attacchiamo la testa e vediamo di farla cadere. Perché se cade la testa è un buonissimo... È un buonissimo niente, non cade. Ha attaccato la roccia. Va bene. Ancora, dai. Caduta. È caduta la testa. Non userà più soffio elettrico selvaggio. Bene, allora. Però evoca la pietra polvere. Eppure, ora che ci penso, al villaggio non mi pare di aver visto la bruma che serve per resistere al caldo. Mi pare, eh. O no? Cosa mi ha messo? L'esplosivo? Posso usarla contro di lui la bomba, la botte esplosiva? Buono, eh. Ah. L'abbiamo fermato. Ah. Io però non mi fido perché non mi piace la salute che ho e non mi piace che sono una bomba che sta per esplodere lì. Quindi se gli facciamo se rompiamo la pietra, lui si ferma. Come attacco tecnica, ma scusami. Non va bene. No, se... Curcu! Oi oi! Quindi la bomba ci fa esplodere a prescindere. Ok. Vai ancora. Bene, bene, bene. Oh no, si è arrabbiato ora. Cavoli, quanto è lunga. Questa non è facile. La uso. Devo usarla, sì. Vai. Ok. Vai. Scontro poderoso. Ok. Tecnica. Attacco... No. Ok, però si ferma. No, non è vero. Mosti, mi fai una beccata furiosa, grazie. E ti do una pozioncella. Bravo. Ok, ok. Yeah. Fatta. È andata a fortuna questa, senza che mi vanto di essere forte, è andata a fortuna. Solo a fortuna. Il dottore aveva creato quel Duragan per sorvegliare l'entrata della miniera. Mia, è inaccettabile! Andiamo a prenderlo!
L'enorme macigno era in realtà un uragan modificato. Mandelgar e il suo apprendista sono fuggiti verso il vulcano Dovan. Naviero si sta comportando di nuovo in modo strano, ma ora dovete inseguirli tra la lava. E a questo punto io torno in superficie. Questa adesso è la borsa da battaglia, l'ho modificata, ho tutto quello che mi serve per resistere al calore. E possiamo andare, prendiamoci una bruma e possiamo andare. Vai, mo sì che stiamo al fresco, amico mio. Non ci ferma più nessuno. Però tanto per cambiare, io metterei come mosti principale Rata. Così vedete anche com'è. Bello bello Rata. Questo è il vero vulcano Dovan, non quello dello scorso episodio. No, mi sbagliavo, conosco davvero questo posto, ma dove? Comunque dobbiamo catturare il dottore, secondo me è vicino. Ah, bene, bene, amici miei. Sì. Ah, possiamo anche andare nella lava? Possiamo andare nella lava, ma non credo per troppo tempo. Giusto? Giusto che vuoi. Aiuto, pericoloso. Allora, ci sono i mostri di fuoco qui. Quindi un giretto in una tana me lo farei, anche se ho molta paura. No, forse queste rocce super calde sono solo per dare un po' così, per farle vedere. Ah no, mi ha scottaturata. Mi hanno scottaturata. Ti trema la coda dall'emozione? A me pure, però devo stare attento a quello che faccio. Ok, quindi possiamo prendere con calma e poi andarcene subito? Vediamo un po'. Boh, provo a prenderne un altro e poi vado, perché... No, questo non mi piace. Neanche questo. Chi è? Oh cielo. Un mostro? Ok, questo mi piace, sì. Allora, signor mostro, io vengo da lei, però lei non si giri, non mi guardi, io non esisto. Non esisto, le ho detto. Perché mi insegue? Allora... Entrare nelle tane non mi sembra l'idea migliore. Anche perché poi faccio lotte difficili e non salgo neanche di livello, no? Cioè non prendo troppi punti, non prendo. Quindi mi sa che non è proprio l'ideale andare per tane in questo posto. Soprattutto quando devo passare per il magma e per la lava, insomma, per tutto il resto. Quindi preferisco proprio evitare il più possibile. Da qui siamo arrivati e dobbiamo andare... Ok, di qua. Osso dorato? Dorosso? Yoldspar non so cosa sia. Che succede? Boh, si era bloccato. Ok. Sì, la prendi però, grazie. Sta dragonite, prima o poi troverò il suo impiego. Macalite, non malachite, è diverso. Oh. Ah. Allora, sarei interessato ad affrontarlo, ma non credo sia l'ideale in quella pozza di lava. Ok? Non ho un mostro che resiste al fuoco. La mia armatura non è pesante, comunque resiste un po' al fuoco se non sbaglio, ma non è l'ideale. Però non sento caldo con questo addosso, quindi è già una vittoria. Però andiamo a prendere il dottore per oggi. Poi arresto, ci sarà tempo, spero. Allora, questo è il cratere, ha un'aria molto familiare. Ricordo questo posto. Forza, il dottore deve essere più avanti. Sì, lo vedo il dottore, c'è il segnale lì.
Allora, eccolo il... già. Io non mi addentrerei troppo. Perché non voglio combattere con il mostro. Via, via da qui, via Yanku, via, via, via. Non è Yankut errata. Oh, beh, se mi vede, lo affrontiamo e perdiamo, probabilmente. Perché non so quanto possa essere forte. Però io scappo. Non hai visto niente. Non hai sentito niente, soprattutto. Oh no, ce l'ha con me. Sei arrabbiato. Scappa, Rata. Scappa. Prendi il volo. Perché non voli, Rata? Qualcuno fermi questo coso. Ma che succede? Oh. I freni del carrello erano rotti! E tu sarai dell'impostore di prima! Non sono un impostore, un giorno diventerò un vero rider! E poi mi chiamo Ciccio! No! 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 Perché? Chiamalo Majin Buu a sto punto, tanto è uguale, no? Che poi Majin Buu in realtà sarebbe Kid Buu, ma comunque. Sono felice di rivedervi! Wow, sei impressionante. Specie quando voli in sella al tuo Rathalos, è mitico. Quando mi ha visto mi sono detto, voglio diventare un rider. Dai, lascia che venga con voi, saremo amici per la pietra. Cosa? Amici per la pietra. Ma non sei un rider, né hai una vera pietra del legame. Piantala di fare bullo, sappi che ci sono tonnellate di pietre del legame qui. Mia già, è qui che ti ha riprocurato tutte quelle pietre del legame false. Forse anche Manelgar è qui nei paraggi. Wow, andiamo all'avventura, forza, amici! Ha incontrato di nuovo Ciccio, il finto rider, mentre vendeva delle pietre del legame false. Non sembra avere cattive intenzioni in ogni caso. Dice di aver raccolto le pietre nei dintorni. Prosegui e trova le finte pietre del legame. Ah, quindi è così che il rider prende le pietre del legame. Sono finte, quindi controlla i mostri con delle pietre finte. O meglio, è il marchingegno che mette loro in testa. Che li fa controllare, però magari queste pietre del legame hanno qualcosa a che fare. Ah, ma qui ci siamo già stati. Mi sa che il dottore, però. Ok, io sono un pochino. Bene. Possiamo andare ora. Zanne artigli. Wow, buono. Ma tutti quanti sti tubi chi l'ha messi, il dottor Manelgar? Per le sue invenzioni, per le sue opere. Ecco, mi avevo detto, la cassa è piena di pietre del legame, basta prenderle. No, 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 non questo posto, dobbiamo uscire di qui, mia ora. Non ti ho mai detto molto del mio passato, vero? La verità è che non me lo ricordo affatto. Dove sono nato, dove sono cresciuto, come vivevo prima di incontrarti, è tutto un vuoto. Nada, nulla, zero. Non mi ha mai dato fastidio sinora. Mi bastava viaggiare con te. Pensavo che bastasse costruirmi la mia vita e lasciarmi alle spalle il passato. Ma è da quando siamo arrivati in questa città che ho una strana sensazione. Credo di conoscere questo posto. Potrei già esserci stato prima d'ora. Non so come descriverlo, è come un allarme che mi suona nella testa, come se stessi dimenticando qualcosa di molto, molto importante. Ma per quanto mi sforzi non riesco proprio a ricordare. Ogni volta che ci provo mi spavento. I miei ricordi potrebbero cambiare tutto. Comunque, grazie per l'ascolto. Io sono Naviro. Udite il mio ruggito! Mie! Non importa cosa succede, sarò sempre io, pronto ad aiutare il mio socio. Non ho idea di cosa ho dimenticato, ma non posso più ignorarlo. Risolveremo i misteri del mio passato. Non avrò paura finché sarai qui al mio fianco. Cavalchiamo! Ehi, non lasciatemi qua! Ma io ti lascerei là fuori, veramente, con i mostri. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qui, roba. Oh, un porcello? Pocedu? Eh sì, un Puggy Smarrido. E poi, qui altra robina. Intrappolatore. Ah, devo capire come usare questi intrappolatori. In battaglia si possono usare, no? Lasci per terra. Quando vai in giro. E ci fai cadere i mostri nelle trappole. Forse. Eccoci qui. Questa è la stanza in cui ho trovato le pietre del legame. Mia, così è questo il posto, eh? Aspetta un attimo, vuoi dire che hai rubato le pietre del legame da qui?
Fai piano, amico, ho una reputazione da difendere, sai? Sono una brava persona, non ho nulla di cui vergognarmi. Ho un vulcano, non appartiene a nessuno. È tipo una proprietà pubblica, no? Dunque, ogni cosa che si trova qui è gratuita. Sì, immagino che Manelgar sia cattivo perché vuole tenere tutto questo per sé. Ma tecnicamente questo vuol dire che lo hai derubato, giusto? Non ossessionarti con i dettagli, troviamo quelle pietre del legame. Ma basterà davvero trovare quelle pietre del legame e poi sgattaiolare fuori? Perché non mi pare il caso, eh. Un altro Pughi! Secondo me questo vulcano nasconde un altro atto. E non solo due episodi, sapete? Ho come questa sensazione, perché è bello grande da esplorare. Non so, ho come l'impressione che ci sia più di quanto i nostri occhi riescano a vedere. Sì, aspetta. Ok, quella è la strada uguale. Se ancora non mi ha bloccato la scena, vuol dire che posso andare fino a che non premo A. Ma non mi fa andare avanti, scommetto. Ecco, sì, sai bene che quella non è la strada. No, non lo so. Non lo so veramente. Ehi, questa non è una pietra del legame. È un imbroglio, queste sono false. Cosa false? Ma sono così brillanti. Pensavo di venderle e fare dei bei soldi. Che vuole fare il dottore con un mucchio di pietre false? Nye! La nostra trappola per i mostri! Ma che poi qualcosa di molto interessante! Che seccatura! Come osano intralciare la mia ricerca rivoluzionaria! Non puoi controllare i mostri solo perché vuoi farlo! Sciocco, ti sbagli! La mia ricerca è per il bene delle persone! Non dovranno più vivere nel terrore! Ti sbagli! Se siamo vivi ora è solo grazie ai mostri, ciarlatano! Ah beh, dato che non andrete da nessuna parte, immagino di potervelo dire. I vostri penosi Riders sono la fonte di ispirazione per la mia geniale ricerca! Ho cercato ovunque queste pietre del legame che usate, ma non ne ho trovata nessuna. Ma sono riuscito a trovare il materiale usato per crearle, il minerale del legame! Ne ho analizzato la struttura e composizione e sintetizzato una copia con le stesse proprietà. Ed eccola qua, la mia pietra del legame! Così sono riuscito a potenziare e controllare i mostri! Grazie a me non serve più essere Rider per controllare i mostri! Le pietre del legame non controllano i mostri, servono per creare legami! Ridicolo! Non serve a niente una cosa così primitiva e controproducente! Mentre la mia ingegnosa ricerca, d'altro canto, cambierà delle vite! Vi farò un'offerta. La pietra del legame in cambio della libertà! Bene, in tal caso la prenderò con la forza! Metti giù le zampe! Via! Sei quel felin randaggio che ho trovato l'altra volta! Un rifiuto come te non mi sfiderà! Assistente! La spazzatura va nel cestino!